friends dal vostro super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo di quello che è accaduto, che è abbastanza assurdo, anzi, è molto assurdo. Ne parlo con voi perché, francamente, siamo una famiglia e quindi penso sia automatico, condividere gioie e dolori con le persone che mi seguono. Ma non sono né gioie né dolori, ragazzi, vi parlo chiaramente. Ormai ho la corazza talmente dura che nelle cose belle e nelle cose brutte mi scalfiscono. Mi possono limitare un'ora, 2 ore, mi possono influenzare quel lasso di tempo. Poi, grazie a Dio, riparto come un missile e continuo, riparto a lavorare come se non fosse successo niente, perché non mi interessa più niente di nessuno, ragazzi. Vado avanti per la mia strada e col duro lavoro so che posso arrivare ovunque, quindi non mi serve né il regalo né l'aiuto di nessuno. Nel senso che ho voluto levarmi uno sfizio. Lo sfizio qual era? Dimostrare a tutti che il nostro canale ci aveva un gran valore, quindi andando a richiedere una collaborazione presso un grande brand. Ho richiesto questa collaborazione e questa collaborazione è stata accettata. La dimostrazione è che il nostro canale c'ha un grande valore. Perché per essere accettati da un brand leader mondiale vuol dire che abbiamo un grande valore, voi che dite? Questo era il mio obiettivo. Ora, quello che sta accadendo, a me non mi tocca minimamente. L'obiettivo è stato raggiunto. Però nella pratica cosa è accaduto? Mi hanno richiesto indietro la postazione. Io adesso non nominerò il brand che ci ha mandato la postazione perché, come avete visto, l'ho fatto scomparire da tutti i miei canali. Non faccio pubblicità a questa gente, non mi interessa. E non ne parlerò male nel senso che criticherò i loro prodotti, no, assolutamente. Quello che ho detto nei miei video, che ho oscurato giustamente perché non faccio questa pubblicità ulteriore, è assolutamente reale. La qualità che ho percepito dal prodotto è reale, però non li nomino perché giustamente, ragazzi, chi si comporta così non merita neanche di essere nominato sui miei canali. Mi è stata richiesta la postazione questa notte perché io violerei le regole comportamentali di questa ditta e quindi ci devi dare indietro la postazione. Va bene. Lì per lì, nella mia stupidità, ho detto: ma no, ma dai, ma che è successo? Cerchiamo di capire. Cioè, se mi dicevate qualcosa, io magari potevo variare qualche situazione. 40 secondi dopo ho scritto questa email, ho rimandato subito l'email e ho detto: no, no. Ho detto: fai finta che l'email prima non ci sta. La postazione sta qua, quando volete venitevela a prendere. Dentro di me mi era entrato quel meccanismo di dire: no, ma dai, ma sei corra, cerca di variare, cerca di essere più. Cioè, sarei dovuto cambiare praticamente per questa gente. No. Subito il mio orgoglio mi ha detto: no, Corrado. Tu non capisci niente. Benissimo, andrà postazione, un oggetto, come ce ne sono migliaia. Non è sicuramente una postazione che cambia la mia forza, la mia bravura, il mio modo di lavorare, la mia bravura nel crescere e migliorare tutti i giorni. Sta a posto, gli ho scritto video a riprendere. Ma la cosa bella, la beffa poi, capito? Eh no, ma la postazione ce la devi rispedire tu, io. Quindi praticamente aspettate, l'ho detto a questa qua. Fammi capire una cosa. Ho realizzato 6-7 video su questo prodotto, quindi ore di lavoro. Ci ho messo 3 giorni per montare tutto, compreso la staffa per il monitor, quindi tutto il lavoro che io non sono stato pagato sostanzialmente. Adesso devo rimettere di tasca mia 50 100 euro di spedizione, una cosa che pesa un quintale, quindi ci devo rimettere anche dei soldi. No, io ve la rimpacchetto, ve la metto sotto avanti casa, fate venire il corriere a spese vostre e ve la riprendete se le volete, se no sta bene qua, cioè sta bene sotto, perché non la voglio neanche più qua dentro. Io oggi vedo di smontare tutto, se ne devo andare da qua. Rimetto lo studio come era prima, meglio lo studio come era prima, con meno roba, ma roba che mi sono meritato, roba che mi sono guadagnato, roba che in 4 anni e mezzo di lavoro, ragazzi, niente, nessuno mi ha regalato niente, solo questa alta postazione mi hanno regalato la sedia gaming, regalato, tra cui c'è stato il lavoro dietro. Allora, ragazzi, io non sono né sbagliato. Sono una persona semplicemente che fa e dice quello che pensa, che lotta per dei valori veri. Ho sbagliato a chiedere la collaborazione, ma ripeto, era semplicemente una sfida con me stesso di poter dimostrare a tutti i detrattori quanto noi siamo importanti. Infatti, ripeto, il fatto che sia stata accettata questa collaborazione lo dimostra, ma non solo questo, Instant Gaming e altre collaborazioni che abbiamo. C'ho l'email imbrattata di collaborazioni, di richieste, di prodotti, quell'altro, sono io che non accetto. E da oggi vi dico pure questo, a parte Instant Gaming non chiederò e non accetterò più nessuna collaborazione, a meno che proprio brand che mi possono piacere, mi danno qualcosa, gratuito, posso fare quello che voglio. Questa collaborazione è stata accettata perché, ragazzi, dall'inizio non mi è stato chiesto niente.
solo di parlare del prodotto. Cosa è accaduto? In 2 mesi che ne siamo stati a trattare per siglare questo accordo che era di 2 anni, io ho mandato tutto, i miei canali, i miei... tutto. È stato messo tutto a tappeto e ogni settimana mi veniva richiesto, ah, rimandaci un'altra volta, ogni settimana. Al che, ragazzi, è impossibile che questa gente non ha visto come lavoro io, come parlo io, come mi pongo io nei video e nelle live. Perciò la cosa mi puzza tanto. E dire che tu non ti comporti bene quando io vedo youtuber come streamer tipo il Masseo, faccio un esempio, mo ogni tanto vedi video del Masseo, no? C'ha 150 sponsorizzazioni, bestemmie, singazze, c'è un personaggio che c'è tutto ciò tranne che un politicamente corretto. E poi pare che i brand fanno a cazzotti per riuscire a sponsorizzarlo. Allora è una cazzata, ragazzi. Cosa è successo secondo me? Questi qua hanno ricevuto il richiamo da qualche parte, o la lamentela da qualche parte, che li ha costretti a dire ridacci la roba. Boh, le lamentele o l'hanno fatto gli altri youtuber invidiosi, oppure hanno ricevuto il richiamo da qualcuno delle ditte che noi critichiamo aspramente, Sony, Fanatec, che cazzi pari, con cui questi collaborano. Quindi il richiamo è stato ricevuto sicuramente da qualche ditta di queste. Perché? Ragazzi, da quando mi è arrivata la postazione è stato tutto strano e ambiguo. Allora, prima con questa persona qua, responsabile di questo progetto, ogni volta che gli mandavo un'email non passavano 3-4 ore che non mi venivo ricontattato, mi veniva data una risposta all'email. Arriva la postazione, non ho ricevuto più una risposta all'email. Io mandavo l'email quando facevi video, guardo, ho fatto il video, vedi se va bene, se ci sono da fare delle modifiche sul montaggio, se devo fare qualcosa di diverso. Mai ricevuto una risposta. Non c'è la miseria, che è successo? Niente ragazzi, e ripeto, prima ricevo tutte le risposte del mondo, ma ho ricevuto una risposta. Seconda cosa, tutti gli ambasciatori di questo prodotto, che ho nominato ma l'ho tagliato, non lo nominerò, praticamente anche molti più piccoli di me. Io avevo iniziato a seguire una ragazza con origini orientali, che corre nel sim racing, c'ha la metà degli iscritti miei ovunque. Comunque, tutti questi ambasciatori, ogni volta che fanno un video, uno short, un reel, su Instagram, su TikTok, vengono reimmessi nel sito ufficiale di questa ditta. Tutti. Io in questi giorni ho fatto gli short, ho fatto i reel, le storie, cazzi vari, taggando la ditta, e non sono stato mai messo nel sito ufficiale, mai, neanche una volta. Beh ragazzi, ci vuole poco a capire che questi qua, evidentemente, da quando mi è arrivata la postazione abbiamo fatto il primo video e noi abbiamo parlato di questa collaborazione, a qualcuno gli è bruciato il culo dall'invidia, dalla rabbia, è andato a reclamare. E questi qua, con questi reclami in atto, sono visti costretti mica a dire no, difendiamo questa persona. Io sono stato l'unico che per una postazione ha fatto quasi 10 video. Unbox, pro, prima pro, prova qua, prova là, quasi 10 video. Supporto monitor. Gli altri che l'hanno ricevuto hanno fatto un video, la recensione l'hanno buttata là, sta a posto. E si sono tenuti la postazione per giocare. Va benissimo ragazzi, io avrei fatto i video, avrei fatto gli altri video. Dopo 6 mesi, dopo 1 anno, quelli, sai quando avremmo fatto? Ma va bene, non è un problema. Io vi dico, voi potete chiedermi perché sei così tranquillo, perché ragazzi non c'ho niente da nascondere, io sono così, quando ho chiesto questa collaborazione loro sapevano com'ero io, hanno avuto tutte le possibilità, tutti i miei canali per poter controllare, semplicemente sono stati loro inadeguati, magari che non hanno controllato bene, oppure ripeto, quello che andava bene un mese fa oggi non va bene più, ma non è un problema, ragazzi, di postazioni ce ne stanno 10 miliardi, non è assolutamente un problema. La cosa che mi fa ridere a me è il lavoro che ci ho dovuto sprecare. La cosa che mi fa veramente rabbia è il lavoro che ho dovuto sprecare, che è un lavoro che nessuno mi ha ripagato. Perché ho dovuto montare tutto stambaradam con mio fratello, qua con un caldo della malora, perché l'abbiamo montato nei giorni più caldi di luglio. Siamo dovuti sbattere le corna, aggiustare qua, mettere a fare. E adesso devo rismontare tutto e devo fare tutto il lavoro da capo. Sono ore e ore di lavoro che nessuno mi ha pagato, nessuno ha valorizzato. Questo mi dispiace a me... Questa cosa qua non me ne frega un cazzo. È un oggetto, ragazzi. E io sono abituato ormai a dare agli oggetti il valore che c'hanno. Un valore meramente economico. Non chiederò più collaborazione a nessuno. L'unica che avevo contattato era stata Trustmaster negli ultimi mesi. Ma anche se mi rispondesse sì, ti diamo quello. No, no.
cosa difficile, diciamolo, perché Trustmaster per collaborare con Trustmaster devi essere o Elon Musk, Papa Francesco, Jeff Bezos, no, no. Pure se mi dicessero di sì, basta. Io ho sempre detto, ragazzi, noi non siamo un canale che può collaborare con gli altri. Non lo siamo, perché, come dice Falco Nero, noi non possiamo collaborare con gli altri, perché purtroppo noi non ci prostriamo alle regole del marketing. Lecchinismo, parlare politicamente corretto, noi siamo diversi. A noi se una cosa non ci piace lo diciamo, a noi se una cosa ci sta sui coglioni lo diciamo, a noi se una cosa ci fa girare le palle lo diciamo. E quindi questo, come avete visto, è andato a sfavorire eventuali rapporti. Quindi, mo vediamo Instant Gaming, che erano un paio di mesi di prova, e dopo vediamo se si prolunga. Ma grazie pure là, se non si prolunga, non è che mi metto a piangere. Va bene lo stesso. Se rimane la collaborazione con Instant, mi fa piacere per il semplice motivo che loro ci hanno roba comunque fatta bene, ci sono tanti sconti, a me fa piacere proporli, ma per il resto, ragazzi, se non va a finire. In questi 4 anni e mezzo, ragazzi, di canale YouTube, grazie a Dio sono andato avanti da solo e senza chiedere niente a nessuno, e grazie a Dio sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto con il duro lavoro. Lavorato a Pasqua, a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, tutti gli anni, non mi sono fermato un giorno. E quindi non è che se ho una postazione o non ce l'ho, cambia il mio lavoro, ragazzi, non cambia nulla. Anche perché volete sapere una cosa, i video più visti e più amati sono questi qua, dove io sto qua a parlare. Cioè, i video di gameplay, giocati, sono la minima parte, quindi a me, c'ho io voglia di fare delle cose perché mi piace perseguire le mie passioni. Però di base, ragazzi, va benissimo così. Non è assolutamente un problema. Questa storia è una storia, ripeto, con tanti lati oscuri, ma di cui non ci interessa niente. Io da oggi per me questo marchio qua non esiste più. Gli ridarò la roba e me ne sbatto i coglioni. Però la cosa che voglio chiedere a voi, c'è un'idea che mi frulla in mente da stanotte. Un'idea che mi fa pensare che, non lo so, io ho un fuoco dentro ogni volta, lo sapete, a me più mi si fanno delle cose negative, più io mi sveglio più cattivo e affamato di prima. Allora, io in questo momento, ragazzi, soldi liquidi per comprare un'altra postazione non ce l'ho, perché vi dico la verità, l'estate lavoro poco in tutti gli ambiti e il guadagno cala drasticamente. Io volevo fare una iniziativa con la mia community. Allora, voi siete se sempre stati al mio fianco, soprattutto quando io ci ho avuto veramente bisogno, mi avete aiutato. Abbiamo visto l'ultima cosa, Pancrazio, cane abbandonato. Sono arrivati quasi 100 euro di donazioni per Pancrazio, che poi io adesso ho messo anche per le donazioni UNICEF. Però sono arrivati tanti soldi. Io non li ho chiesti, vi ho detto semplicemente sta Pancrazio e voi mi avete aiutato. Io voglio indire una raccolta fondi, ragazzi, per acquistare una postazione. Perché questo? Perché semplicemente voglio dimostrare a questa gente, come noi non abbiamo bisogno di nessuno, e come noi, come community formata da persone che amano le cose dette in faccia, la verità, la lealtà. Come community possiamo tranquillamente bypassare qualsiasi accordo e qualsiasi marchio senza problemi. Quindi la voglia mia è quella di indire questa raccolta fondi per la beneficenza per il canale, per ottenere qualcosa per il canale, per dimostrare ai poteri forti che noi non ci pieghiamo assolutamente. Ragazzi, siamo 8.000 iscritti, se 1 euro a iscritto raccoglieremo 8.000 euro. Non sarà sicuramente così perché molta gente se ne sbatte i coglioni, ma va bene. Io parlo con la parte della community veramente motivata e che veramente mi sostiene e dice: bravo, Corrà, sei una persona pura e continua a dire le cose come stanno. Ragazzi, voglio raccogliere fondi per acquistare una postazione. Ho già visto quella che mi piace, questo modello qua della TrackRacer, perché TrackRacer è una marca che dall'inizio mi piaceva e ho sempre visto di buon occhio. E in più è una marca che non sta troppo diffusa, non ce l'hanno tutti quanti. E quindi mi sono detto, proviamo. Ragazzi, farò questa campagna pubblicitaria per raccogliere questi fondi. Chiaramente, voi dite, ma io che cosa ci riguadagno? Ragazzi, ci guadagnate che quando arriva la postazione, vi approfondimenti, recensioni. È un servizio che faccio anche io, per voi e per aprirvi gli occhi sui prodotti. Raga, se riusciamo a raccogliere questa cifra, la postazione costa 600 euro. Non costa 10.000 euro. E poi ci stanno 300 euro di sedili. Costa sui 900 euro. Non voglio postazioni da 1.500, 2.000, 3.000, non dobbiamo fare nulla, qua non ci interessa. Se mi volete aiutare, e soprattutto questa è una battaglia per dimostrare a chi pensa di metterci in ginocchio, a noi piccoli youtuber che parliamo in maniera onesta, per dimostrare che non è così, che noi non ci inginocchiamo, che noi non ci fermiamo. Quindi chiunque ha voglia di partecipare a questa raccolta fondi,
sul link di PayPal tranquillamente. Può donare pure un euro, è ben accettato. Alla fin fine, l'importante è che riusciamo ad accumulare questa cifra. E dimostriamo a questa gente che noi non abbiamo assolutamente problemi, anzi, che noi da soli valiamo più di tutta quell'altra gente a cui regalano la roba. E che fa peggio di me poi. Capito? Questo è quello che voglio chiedere io. Un grande aiuto dalla community, ripeto, un grande aiuto che è un piccolo sforzo per tutti. Cerchiamo di raccogliere questa cifra e di poter arrivare ad raggiungere questo risultato. Sarebbe fantastico e sarebbe veramente una gioia per dimostrare a tutti quello che valiamo. Come al solito vi ringrazio e niente ragazzi, ci aggiorniamo per questa situazione, dai. Ciao, voglio. Oh, oh, oh. Oh, oh.